Oggi va tutto bene, ma domani chi lo sa, vedremo fra una settimana come andrà, perché noi siamo qui per questa puntata di Parliamo di Calcio, soprattutto per parlare di quello che succederà fra 7 giorni. Non è un caso che con noi ci sono Umberto Cortelazzi, Riccardo Maspero, mister del Sant'Angelo e giocatore della Prodesenzano, che adesso sono vicini e si daranno battaglia in trasmissione in attesa di che arrivi domenica, perché domenica è previsto il big match del girone C di eccellenza, quello fra la prima della classe e la seconda, anche se Riccardo diceva noi siamo primi perché a Sant'Angelo non lo calcoliamo più. Per le nostre dimensioni noi dobbiamo guardare a essere il più vicino possibile a Sant'Angelo. Poi dopo, più sei vicino a Sant'Angelo, più sicuramente hai distaccato le squadre dietro. Per cui per il nostro campionato va bene così. Anche il Sant'Angelo sta facendo il campionato da solo? Sembra così. Da solo no, perché ogni domenica trova un avversario, quindi da solo non lo fai. E siamo stati capaci di mantenere un distacco importante prima dello scontro diretto, quello sì. Uno scontro diretto che quindi influirà relativamente come risultato? O potrebbe in un caso o nell'altro chiudere o riaprire? Nel senso, è ovvio che se Sant'Angelo dovesse vincere lì e mettere 12 punti... È diventato tanto. Sono tanti, quindi si... chiuso è quando è matematico, però 12 a 11 dalla fine... 12 chiuso, 6 semi chiuso. Siamo lì. È solo questione. Spiraglio. Tireremo alla metà a tenere l'invariato i 9. No? Noi cercheremo di seguire la scaletta come facciamo tutti i lunedì, quindi partendo dalla serie D, anche se già in Facebook vi siete scatenati, Clara è già abbastanza sbigottita dall'arrivo dei messaggi e dei commenti. Io naturalmente ho presentato gli ospiti, qui con noi in studio ci sono Daniele Passamonti, Stefano Brusoni, ciao Federica, Clara buonasera Campi a tutti. E in collegamento ci sono attualmente Bobo e Giulio. Ciao Federica. Ciao, buonasera a tutti. Allora, stiamo già organizzando la trasferta di Desenzano noi. Con i pullman, prossima. Anche voi col pullman, perché non si capisce. Qualcuno in Facebook, visto che so che ci sono i tifosi del Sant'Angelo, mi dice a quanti pullman siete? Perché qui si diceva 2, 3, 4, ci sono anche loro, mi sa, ne occupano una buona parte, Bobo e Giulio. Si stanno Bobo attrezzando. Bobo e ristoranti. Partiamo alle 10, questo è l'orario previsto. Aprite lunga, infatti. Ho fatto venerdì sera. In trasferta, ma vai in ritiro, Bob. Allora, partiamo attualmente dalla serie D e torniamo in noi. Serie D, girone B, dove si è sempre detto che l'unica squadra che poteva perdere questo campionato poteva essere il Castiglione. Se il Castiglione prova a perderlo, nessun altro prova a vincerlo, però, perché il Castiglione ha perso ieri, ma nessuna delle 7 squadre che lo seguono è riuscita ad andare quantomeno a punteggio pieno. Il Castiglione ha perso sul campo dell'Atletico Pro Piacenza 2-0 con qualche polemica e poi vedremo relativamente a che cosa. Ha vinto il derby bergamasco con la Rasseriate con la Colognese 1-0, ha vinto l'Alzanocene col Darfo 2-0, ha vinto il Carpenedo sul campo della Castellana 3-2, Fidenza Olginatese 1-0, Galatese Pizzighettone 0-0, Gozzano ha vinto sul campo del Mapello Bonate 1-0, Rudianese Caronnese 1-1, Seregno Pontisola 2-2, Voghera Fiorenzuola 0-0. Quindi in classifica il Castiglione comunque mantiene 5 punti di distacco sul Pizzighettone che adesso la insegue, Pontisola 48, Olginatese, Mapello 47, Caronese 46, Voghera 41, Castellana 38, Aurora Seriate 37, Rudianese 36, a 35 ci sono Alzanocene, Gozzano e Darfo, a 34 la propria Cenza, a 32 la Colognese, il Fidenza 31, il Carpenedo la 30, a 28 Seregno e Fiorenzuola e chiude la Galatese con 20 punti. Quindi l'ultima posizione sembra assegnata, per la prima si riaprono un po' i discorsi. Naturalmente il commento della giornata e dei risultati va a Stefano Bluson. Tutti sapete che in settimana ci ha lasciato un grande, ci ha lasciato Lucio Dalla, uomo di sport, chiamava tutti gli sport. Quindi stasera il pezzo è una dedica a lui e a tutte le sue poesie. Stasera la regia mi darà una grande mano. Cominciamo dalle alte vette. Il Castiglione perde 2-0 con il Pro Piacenza. Segnano Matteassi e Centofanti, ma dietro non vince nessuno. Così lo Steril Garda rimane lontano, molto lontano. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Al secondo posto c'è il Pizzighettone. Non va oltre lo 0-0 a Gallarate, ultima in classifica. Campionato a più velocità per Bertani e soci, quindi... Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale.
nuvolari a 50 kg d'osso. Un plauso anche a Varesotti, meno 8 dai playout. È un'impresa disperata? Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Un grande pilota nel girone è anche Cesana. Signori, con il suo Pontisola va 2-0 sotto a Seregno, due gol di Serao, recupera con l'undicesimo Adriano Di Crotti e Stucchi, 30 punti, 12 partite senza sconfitte. Per lui c'è. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada. È un bell'uomo. Dal mare forse non viene, ma dai monti sì. Però è alla seconda sconfitta di fila per Bolis e il suo Mapello. 0-1 con il Gozzano. Beh, salvezza in cassaforte, quindi. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua. Fidenza quart'ultima, Olginatese quarta. Ci voleva un miracolo per vincere, ci voleva Checchi. Quindi è la sera dei miracoli. Si muove la città. Con le piazze, i giardini. Di Napoli e Lorenzi, 1-1 tra Rudianese e Caronnese, le due incompiute. Vanno a braccetto da tutto l'anno come i mitici Anna e Marco. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar, non sa cosa farà. Poi c'è il Voghera, non riesce a diventare grande. Vuole fare il gigante, ma è solo 0-0 con la bambina Fiorenzuola. Quale canzone di Lucio poteva essere? Il gigante e la bambina, sotto il sole contro il vento. Il Carpenedolo vince il derby 3-2 a Castel Goffredo. La Cagnina, Catalano, Bogio, tac, di là due gol di Ligarotti. 30 punti, ma bastano? Per me no, non bastano mai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. C'era ieri anche un derby tra Seriate e Colognese. 1-0, gol di Anesa. E Porrini e soci che si fermano a 4 vittorie consecutive. Certo, c'è una canzone che dice di Lucio Dalla. Regia. Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere come vuoi e quando. 18esima rete, ieri doppietta per lui. E Alzano che finalmente porta a casa 3 punti dopo 3 sconfitte consecutive. 35 punti, non è ancora salvo, ma lui chi è? È un ragazzo d'oro, lui è l'Alzano, Spampatti! Quindi questa canzone è per lui. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, ma poi finì. Adesso Lucio è lassù, con Senna, Nuvolari e il grande Bulgarelli. Era un omaggio dovuto ai Gabri Dalla. Ciao Lucio! È un omaggio dovuto, complimenti per l'idea e per la realizzazione. Grazie. E noi naturalmente andiamo avanti e partiamo proprio dalla testa, come sei partito tu, dalla capolista, il Castiglione, che è incappato in questa terza sconfitta, se non sbaglio, fuori casa anche questa per l'ennesima volta, e terza sconfitta consecutiva fuori casa. Quindi qualche problemino in casa Castiglione c'è, qualche problemino è stato sottolineato sul sito del Castiglione a riguardo del campo e la propria Cenza. Ma Giulio, so che tu ti sei interessato e hai anche sentito i colleghi. Sì, no, poi ho letto bene appunto sul sito del Piacenza, più la critica è alla struttura, non al campo, e niente, considerate che il campo di Piacenza, boh, magari ne sa di più perché l'ha visto dal vivo, è un campo senza barriere. L'aspetto in effetti è un po' quello da uno stadio un po' dove manca qualcosa, diciamo, a livello strutturale, ma perché sembra che dove c'è un progetto anche di stadio senza barriere, alcuni accorgimenti, ad esempio sul settore ospiti, ma questo da verificare, ad esempio, può essere anche non fatto. Però ecco, considerare questo aspetto. Sì, però non capisco la polemica dove stia. Cioè, il fatto di sottolineare questa cosa a chi può giovare? No, beh, è una considerazione che hanno fatto l'aiuto stampa del Castiglione.
Vabbè, allora andiamo a vedere quello che è successo in campo invece. Daniele commenta per noi le immagini di Pro Piacenza-Castiglione. Sì, Pro Piacenza e Castiglione, una partita che parte subito bene per la squadra piacentina. C'è Fulcini che sarà la grande protagonista del match, batte un calcio d'angolo, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta. Castiglione in maglia bianca prova ad attaccare sulla fascia destra, c'è un'azione da Girometta per Pace, ci prova Vezzoli con un tiro cross, ma Daffe devia sopra la traversa. Grande giornata per la Pro Piacenza che attacca sulla sinistra, una rimessa di Fogliazza, la palla Mungo, lavora per Ferrario, vediamo il tocco bello al centro, ma Boari si salva di piede. Ancora la Pro Piacenza, lancio di Fogliazza, si libera Matteassi, il cross quasi beffa il portiere Mantovano che poi si salva con un gran balzo. Fulcini, punizione che supera la barriera, bomba, la palla viene respinta dal palo, Ferrario non trova la deviazione, Mungo calcia alto. Nella ripresa parte subito in avanti la capolista che vorrebbe sbloccare il risultato, da Borghetti a Girometta, il centravanti si libera, mette al centro Arioli anticipato da Daffe e poco dopo arriva il gol della squadra piacentina, un corner, dalla bandierina va Fulcini, palla per Ferrario che prolunga per Matteassi, stop, tiro e palla in rete, c'è una protesta per il fallo di mano ma l'arbitro assegna il gol. Il Castiglione si vede ancora con un'azione che parte sempre da Pace. Pace tocca al centro dell'area dove Girometta da pochi passi veramente sbaglia un gol fatto. E nel finale c'è un lunghissimo rinvio di Daffe. La palla passa a due difensori Mantovani. Il nuovo entrato Centofanti salta Ferretti, salta Ruffini e batte Boari in uscita. Un po' ingenuo in questo caso i due marcatori. L'ultima occasione è sul calcio d'angolo, ma l'arbitro fischia. Tra l'altro sottolineiamo anche la beffa finale. Pace, Ruffini e Longo la prossima settimana erano in diffida, saranno squalificati per raggiunto limite di ammonizioni. È vero che il match sulla carta non è difficile contro la Gallaratese, però la Gallaratese ieri ha fermato il Pizzighettone. Appunto, lo pensava anche il Pizzighettone che il match fosse, non fosse difficile, anche se Bertani a fine partita ha detto per me questo è un punto guadagnato e non ha sposato la tesi di chi invece pensava ai due punti buttati via. Anzi, addirittura ha detto alla fine qualcuno prenderà lo Steril Garda e sono soddisfatto di questo punto guadagnato. Bobo, chi potrebbe prendere lo Steril Garda? Visto che lì dietro la Caronnese ne vince due, ne perde tre. Il Pizzighettone si fa fermare dalla Gallaratese, il Mapello sembra in un momento un po' di crisi. Ma guarda, secondo me attualmente non so chi è che lo possa prendere, perché oltretutto, come hai detto tu prima e come hanno detto molti giornalisti del settore, dietro hanno raccolto pochissimo. La più candidata, forse perché ha accorciato le distanze, è il Pizzighettone, però ho visto un po' le immagini ieri sera a Piacenza e non è che mi abbia entusiasmato molto, come lo Steril Garda che ho visto anche ieri sera sempre in TV a Piacenza. È una squadra che secondo me l'ho vista molto sulle gambe sotto l'aspetto fisico. Infatti parlando anche con la punta Arena del Piacenza mi ha detto che insomma ha vinto la squadra che era messa peggio in campo. Castel di Garda l'ho visto male. Ci ho perso un'ora per vedere quella partita lì. Non ha fatto tiri in porta, squadra molto nervosa. Pizzighettone gioca il solito gioco, 4-3-3, giocano molto sulle fasce, gioco arioso. Bisogna vedere alla fine di marzo chi è che corre di più, però secondo me l'unica squadra, come dicono tutti, che può perdere il campionato è lo Steril Garda. E poi bisogna vedere anche le situazioni esterne alle società che in questo periodo insomma possono pesare. Sì. Mister è d'accordo? 5 punti di vantaggio, che adesso sono pochi perché sono stati anche di più, è un campionato che può perdere solo la capolista o no? Ma non lo so, dietro hanno rallentato tutte le inseguitrici. Secondo me il Pontisola è una squadra che sta filottando non abbastanza male. Bene, esatto. Non so gli scontri diretti. 12 partite. 5 punti sono pochi, non sono tanti. 12 partite fino adesso. Anche perché credo sia la terza o quarta sconfitta nelle ultime gare, lo sì. Steril Garda. Per cui è in un momento di flessione, quindi potrebbe qualche essere... problema c'è. Si può perdere una, due gare, però se perdi 4 partite in 2 mesi, un mese e mezzo, una squadra che è in testa. No, non ti lascio fare nessuna domanda perché c'è la pubblicità che incombe, la tieni per dopo. Mi sono fermato io. E poi visto che ci sono anche un sacco di interventi in Facebook, andiamo a leggere anche quello che ci dicono i nostri telespettatori fra pochissimo, dopo la pubblicità.
Allora, eccoci qui, partiamo dagli sms che sono arrivati sul nostro numero di cellulare 348-288-5880, non ve l'ho ricordato, ve lo ricordo adesso. Il mister così elegante non l'ho mai visto, è un suo ex giocatore che ci saluta tutti e poi dico anche chi è. Ci dicono Corte, grande condottiero, Maspero, lo scavetto, ce lo ricordiamo, domenica metti i tappi alle orecchie. Poi ci spieghi cosa è lo scavetto, non è a chi magari non sa di cosa si tratta. A quanti gol è Roberto Bertolini? A me ne risultano 16 come Pellegris, capocannoniere del girone C di eccellenza, del girone B di eccellenza insieme a Pellegris. Dicendo, cioè. Però non vorrei magari, dopo magari verifichiamo sul sito del Sondrio che è sempre aggiornato. Ciao a tutti, sono una tifosa del Seregno, volevo chiedere a Bobo, Guido e Bruson se il Seregno si può salvare. Poi abbiamo le immagini del Seregno, andiamo a vedere quello che è successo. È difficilissimo, adesso come adesso è difficilissimo. Ne parliamo dopo, perché c'è un'altra domanda sullo scavetto, se non sbaglio, giusto Clara? Sì, allora... Non chiedo a te se sai che cos'è, perché non vorrei mai... No, non ne ho proprio idea. Allora, ci scrive Stefano, volevo chiedere a Maspero se non lo imbarazza essere sempre accostato al gesto dello scavetto. Ancora. No. Ti imbarazza? No, fa parte del gioco. Sono episodi che sono successi, per cui di conseguenza me lo porto come un ricordo sicuramente positivo, anche se non nascondo... tutto quello che ho fatto nella mia carriera, ecco. Lo accosto alla mia carriera. Lì mi sembra che dica appunto, non ti dà fastidio che si ricordi più questo che altre cose della tua carriera? No, non mi dà fastidio perché io tengo a puntualizzare che in quella partita avevo fatto il gol dei tre pari, capito? Così io riesco anche a ricordargli. La figura. Guarda questa cosa. Io e Stefano ti abbiamo voluto bene. La figura la fa chi mi chiede dello scavetto, perché vuol dire che allora non è tanto uno che di calcio sa. È lì la differenza, capito? Comunque a Sant'Angelo ti aspettano al varco. Ma mi chiedono anche che cosa ci fa Eric Clapton in studio. È perché c'è la puntata dei Sosia questa settimana, se non sbaglio, la prossima deve aver sbagliato in trasmissione. Sì, ma no. Sì, Maria Pia ce lo chiede. Stiamo facendo un tour qui. Il tour dei Sosia. Bergamasca. Allora, continuiamo naturalmente con la Serie D e con il girone B, dove c'è un incontro molto interessante, particolare per la zona calda della classifica. Di fronte c'erano la Lanzanocene e il Darfo, e grazie, come ha ricordato nel suo commento Stefano, alla doppietta del capocannoniere di questo girone, vale a dire Spampatti, che in testa con 18 gol, la Lanzanocene porta a casa la gara. Amici sportivi, un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 28ª giornata del campionato di Serie D Girone B. Si gioca qui allo stadio comunale Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, l'incontro fra l'Alzanocene ed il Darfo Boario. Parte un lancio a cercare, attenzione, palla buona per il destro di Confalonieri, addosso a Pè praticamente. Palla che arriva a Spampatti, prova a girarsi, Spampatti, conclusione, gran gol! E gran gol di Spampatti! Fabio Spampatti. Palla messa a centro area, attenzione, colpo di testa. Con palla fuori di poco, pericolo, ha staccato di testa Fabris, prova a staccare Leoni, poi Coletto in avanti, palla controllata da Spampatti, messa in mezzo e non ci arriva Confalonieri da ottima posizione. Serafini prova l'apertura per Mapelli, il traversone di Mapelli, Bonomi, la girata e la gran parata di Pè. Buono questo intervento di Coletto. Ecco il lancio, buono per Confalonieri, velocità. Confalonieri in area, conclusione. Conclusione di Confalonieri che forse non è andato al tiro proprio convinto. Esce palla al piede, contrastato da Leoni. Spampatti in velocità, Spampatti, seguito da Martinelli che ha la meglio. C'è però il fallo di Martinelli. Tre uomini in barriera sistemati da Alessandro Pè.
a te Spampatti, tiro a girare, c'è il 2-0! E c'è il 2-0, e l'avevo detto che poteva arrivare il 2-0. Confermato qui in tribuna stampa, questo 2-0 di Spampatti, grande calcio di punizione. Rimessa in gioco. Attenzione, aspetta, attenzione, subito questa azione con Falonieri, conclusione, deviazione in angolo, poteva essere il 3-0, siamo sul 2-0 per la Zanocene sul Darfo, è partita che si chiude in questo istante. Lo Scavetta ha scatenato un putiferio, cioè commenti, c'è chi ti invita a farne il giardino di casa tua, aiuta del Seregno, invece c'è anche chi invece chiede informazioni. Ma, ma c'è chi te ne attribuisce un altro? Una Sant'Angelo in una partita con la di finale di Coppa Italia Caravaggio, è vero o la paternità non è tua? No, è stata una cosa, mi sono avvicinato, ma sinceramente non è stato così plateale come il vero, ecco, lì è stata un po' una cosa San Paolo simbolica. San Paolo d'Argo, Sant'Angelo, finale di Coppa Italia, non ce l'avamo. Bei momenti. Volevo chiedere al mister cosa determina la differenza di rendimento tra le gare al Chiesa e quelle esterne. Ricordiamo che il vostro rendimento esterno è pazzesco. Sono questi qui, cioè, ce l'ho qua. Cioè, ma... è pazzesco. Sono 9 vittorie in trasferta, voi 2 pareggi e 0-0 sconfitte. Quindi, Ricky, ascolta. Potrebbe essere la volta buona. Credo sia casualità, nel senso che probabilmente quando giochiamo fuori casa, la squadra di casa tende a giocare un po' di più la partita, quindi ci concede degli spazi e riusciamo a vincere di più. In casa sì, abbiamo perso le uniche due gare del campionato col Villanterio abbastanza in maniera rocambolesca, storica, e però secondo me è pura casualità. Noi giochiamo, dato curioso, 23 reti fatte in trasferta in casa, sì, ma voi avete parlato di gol fatti da una parte all'altra, 10 subiti in casa, 9 in trasferta, quindi sono vedi che la potenza squadra, è la squadra che sta dominando, è giusto che i numeri parlano chiaro, capito? Non è che uno si può nascondere dietro i numeri, poi ci può essere la partita in più, la partita in meno, che tu puoi vincere o perdere. Però 7 vittorie in casa, 2 pari, 2 sconfitte, sì, nostro sì, però è una squadra che è una squadra di vertice, una squadra che ha numeri importanti come il Sant'Angelo, sicuramente sono lo specchio di quello che è la squadra, ecco. Non puoi sbagliare. Torniamo invece alla partita che abbiamo appena visto, dove una squadra come la Zanocene avrebbe dovuto fare ben altro campionato, un campionato un po' più di vertice, adesso si ritrova lì comunque nel mezzo della classifica, meglio di quanto stesse qualche settimana fa. Giulio, tu eri dal Zano, vero? Sì, ho visto la Zanocene d'Arfo e in chiave lotta salvezza, due squadre ieri apparse in maniera molto diversa. La Zanocene correva 1000, molto motivato, il D'Arfo invece piuttosto scarico, e non mi ha fatto una bella impressione ieri. Ha sofferto parecchio Spampatti, ma anche gli altri attaccanti, e in fase di manovra, impostazione, non è riuscito a fare moltissimo. Allora andiamo a vedere i diretti interessati. Partiamo da Giacomo Mignani, il mister della Zanocene. Giacomo Mignani, finalmente un po' di sorriso, è tornata la vittoria alla Zanocene, ma soprattutto contro una squadra appunto che era adesso a pari punti in classifica, ma soprattutto molto determinata quest'oggi la tua squadra. Beh, sicuramente era una partita per noi importante, difficile dopo il pareggio di Seregno, che qualcuno aveva magari anche storto un po' il naso, però sai, non è facile andare a giocare in certi campi contro certe squadre che magari sono più agguerrite e determinate tra virgolette di noi. Oggi i ragazzi sono stati eccezionali, sapevano dell'importanza della partita, e quindi devo fare proprio un complimento ai miei ragazzi che hanno fatto tutto quello che abbiamo preparato in settimana da giovedì, e quindi il merito è tutto loro, e sono contento e soddisfatto. Noi dobbiamo andare avanti per questa strada, un campionato non difficilissimo ma molto difficile, perché come vedi la prima può perdere con l'ultima, e lo diciamo da molto tempo, quindi da qui alla fine mancano 10 partite, sarà una battaglia ogni volta. Noi se ci mettiamo l'anima e il corpo ne perderemo poco, sono convinto di questo. Oggi devo fare un applauso oltre che a Spampa, a Bonomi, perché ha dato tutto quello che aveva, e sul primo gol ha fatto un movimento straordinario a portare via l'uomo di Spampatti per farlo calciare, e quindi sono contento, ci ha messo, ti ripeto, tutto quello che avevano. Questo chiedo ai miei ragazzi, poi i risultati arriveranno.
L'Alzanocene ha visto un mister soddisfatto, non era particolarmente insoddisfatto se non del risultato, nemmeno Piovani, a dispetto invece dei commenti poi dei giornali. Parliamo col mister Tardafo Piovani per questa sconfitta che ferma il cammino della sua squadra. Sì, dispiace perché nel momento migliore nostro stavamo facendo bene, oggi è venuto questo stop, però già domenica prossima abbiamo già la possibilità di riscattarci, la fortuna è questa che abbiamo un altro sconto diretto e cercheremo di giocarci le nostre carte nell'altro sconto diretto. Oggi diciamo che sotto il profilo della determinazione loro erano più pronti di noi, è mancato solo quello perché credo per il fatto del gioco noi abbiamo giocato a calcio e dispiace che sia venuta questa sconfitta, però nel calcio ci sta, visto che anche l'Italia nelle ultime due partite ha perso con l'Uruguay e contro gli USA, ci sta nel calcio di perdere, anche perché abbiamo affrontato una squadra, un'ottima squadra, agguerrita, con la voglia di più di noi di volere il risultato. Probabilmente la vittoria di domenica scorsa ci ha un po', non dico montato la testa, però ci ha un po' fatto volare un attimino, e io qua mi ci metto per primo, però dobbiamo reagire. Questa squadra ha dimostrato che nelle difficoltà ha sempre reagito e cercheremo di tirarci fuori. Ecco, hai parlato di reagire, quest'oggi la squadra anche dopo l'1-0 si è visto non è stata in grado appunto di reagire per cercare con determinazione il pareggio. Sì, però noi la palla la giocavamo sempre, credo che la palla l'abbiamo tenuta noi per 70 minuti, poi purtroppo nel calcio sai che conta poco, conta che quando metti la palla dentro diventa difficile. Tra l'altro abbiamo preso due gol con un giocatore che io conosco bene perché è stato mio compagno di squadra, non dovevamo farlo tirare, purtroppo l'abbiamo liberato due volte, una punizione che è il suo, credo, il suo colpo migliore, e poi un altro con un gran tiro al limite dell'area. Volevo fare i complimenti al mio portiere perché è la prima volta che giocava, in un paio di occasioni si è dimostrato l'altezza. Questo è quello che pensava Piovani, qui si stanno scatenando i commenti, c'è chi chiede? Sì, allora ci scrive Edoardo Cartesan, Ricky, e se mio papà non ti fa giocare? Specifichiamo che subito dopo, con ogni probabilità è il figlio del mister. Penso di sì, e poi subito dopo Rodolfo scrive, no, e con chi ce la prendiamo? Allora, noi adesso ce la prendiamo con la pubblicità perché dobbiamo interrompere, poi torniamo fra pochissimi minuti in studio. Riprendiamo il discorso, se i tifosi del Sant'Angelo aspettano la Varco Riccardo Maspero, quelli del Desenzano aspettano la Varco Stefano Brusone. Sei troppo partigiano per il Sant'Angelo, domenica occhio alla pelata, scrivo. Io sono lodigiano, sono di Lodi. E no, ma poi non lo nasconde nemmeno, l'abbiamo dimostrato ampiamente nel discorso. Allora, il lodigiano è una terra messa malissimo. Adesso che abbiamo una squadra che finalmente porta in alto il nome della provincia, poi Lodigiano Ricchi, Lodigiano Alessandro Matri, finalmente stiamo tornando protagonisti a livello nazionale, Lodigiano Gallinari. Sì, vabbè, adesso fermiamoci. Quindi abbiamo da portare in giro il nome Lodi. Invece c'è chi chiede, lei di dare più spazio al sorriso di Clara, che vedo con una lettura alquanto atipica per quel che ti riguarda. Sì, perché mi hanno criticato che non so niente di calcio e allora mi sto documentando. E cosa stai leggendo? Allora, Fiorentina, Lazzari salva Mihajlovic, ma i tifosi fischiano. Lazzari salva Mihajlovic? Sì. Ma scusa, di quando è? Lunedì 31 ottobre 2020. Ah, attualissima! Cioè, se vuoi intervenire sulla notizia, li trovi sicuramente qualcosa che calza. Vabbè, dai. Perché voglio fare un po' di storia del calcio. Ma sì, devo documentarmi anche sul passato. Ok. Ripeto, rimaniamo sul presente noi. Noi rimaniamo sul presente e rimaniamo sul girone B di Serie D, così chiudiamo il discorso. Ci hanno chiesto all'inizio della puntata tramite un messaggio, un commento sulle possibilità di salvezza del Seregno. Cominciamo a vedere quello che è successo ieri a Seregno, fra Seregno e Pontisola. Formazione tipo dunque per i bergamaschi, classico 4-2-3-1. Dirige l'incontro il signor Sassanelli di Bari, gli assistenti Zanne di Lovere e Sibra di Crema. Con i nostri highlight andiamo subito al quinto minuto di gioco, un contropiede per il Seregno, Cerea che apre per De Masi, cerca suggerimento in profondità per Turchi, ma è Vanoncini a coprire l'uscita di Paleari. Nono minuto, pericolosissimo il Pontisola, la lunga rimessa di Turani, Crotti che irrompe il suo sinistro, viene parato da Brambilla che poi è addirittura superlativo sulla respinta ancora di Salandra. Seregno che dunque si salva, è una bellissima prima frazione di gioco, ma al ventesimo lancio di Moreno, Cerea che prende il tempo ad Andreoni e Nicolosi con quest'ultimo che lo mette giù in area di rigore. Non ci sono assolutamente dubbi per Sassanelli, si tratta di penalty
per il Seregno dal dischetto. Si presenta Manuel Sarau, intuisce e devia Paleari, ma la sfera entra in rete e torna a segnare Manuel Sarau. Per lui è il sesto gol in campionato, al ventesimo dunque. Seregno 1, Pontisola 0, ma un Seregno davvero scantenato. Al ventiseiesimo ancora un'ubriacante discesa di Moreno, stratosferico nella prima frazione di gioco. Turchi è bravissimo, ancora una volta incunearsi tra Andreoni e Vanoncini, il pallone in mezzo per Manuel Sarau, che da pochi passi segna il raddoppio, settima rete per lui, grande esultanza per l'attaccante ex Naviglio Trezzano e Gallaratese, gara che il Seregno sembra poter controllare e dominare. Davvero molto positiva la prima parte di gioco degli azzurri, che qui invece si salvano ancora con Brambilla sul calcio di punizione di Vitali, ma sul punteggio di 2-0 sono clamorose le chance per gli azzurri. Qui con Gritti il suo traversone al centro, dove c'è Turchi con la volée che viene parata da Paleari, poco prima anche un'occasionissima per Gritti non capitalizzata. Allora il Pontisola che prova a rimettersi in gioco e lo fa al 40esimo con Crotti, destro alla Del Piero, pallone sotto l'incrocio dei pali ed è fondamentale il gol del 2-1 dell'ex Darfo Boario. Pontisola che dunque torna ampiamente in corsa prima dell'intervallo, che vede dunque il Seregno chiudere con il punteggio di 2-1 nei primi 45 minuti di gioco, ma è un Pontisola che entra davvero furente in campo. Qui Vitali va via Marte, il suo traversone col sinistro, e Salandra da buonissima posizione calcia alle stelle in maniera abbastanza clamorosa per un bomber di razza come lui, ma è un Pontisola che però deve stare attento perché il Seregno ci prova ancora. Cerea al traversone, sponda di Gritti, bellissima la sforbiciata di Gritti, è bravissimo Paleari a respingere, poi Gritti da buona posizione però contrastato, manda alto sopra la traversa ed allora al 16esimo la doccia fredda, Salandra che apre sulla destra per Vitali, Vitali contro Moreno, il suo traversone morbido, Stucchi va in cielo, anticipa Pavesi e manda il pallone laddove Brambilla questa volta non può arrivare. Ed è il pareggio, il 2-2 del Pontisola al 16esimo minuto della ripresa. Un Pontisola che continua a crescere, continua a spingere palesando una grande condizione fisica. Qui Stucchi per Salandra, da Salandra a Crotti, il suo destro violento viene respinto da Brambilla, con Salandra che poi termina in posizione irregolare. Negli ultimi 15-20 minuti di gioco, grande equilibrio, il punteggio però non cambierà più. Un punto a testa per Seregno e Pontisola, con i padroni di casa che interrompono dunque la striscia vincente in trasferta dei bergamaschi. Per il Seregno un punto che però non fa comodo, perché i contemporanei successi di Carpenedo e l'Atletico Pro Piacenza rendono la classifica davvero preoccupante. Come ben ricordava appunto Fabio Mariani, la domanda che ci ponevano i tifosi del Seregno all'inizio della puntata, cioè è possibile, si può salvare il Seregno, dipende non solo dal Seregno ma anche da tutte le altre. Il Carpenedo ieri ha fatto un risultato importante, è andato a vincere sul campo della Castellana, lo ha fatto con due rigori contro e un uomo in meno, perché ha giocato in 10 per l'ultima mezz'ora, quindi forse la determinazione oltre alla qualità del gioco dei giocatori potrebbe fare la differenza in questa ultima parte di campionato. Determinazione che sta per esempio giocando a favore di due squadre bergamasche, una Seriate e Colognese, che si scontravano nel derby di ieri. La spuntata la nuova Serie A, per la Colognese dopo 4 vittorie consecutive è arrivata questa sconfitta, ma la posizione delle due squadre è comunque abbastanza tranquilla. Partiamo sentendo Marco Gaburro, il mister della nuova Serie A. Bella partita, soprattutto importante, 3 punti molto pesanti. Sapevamo che era importante vincere oggi, sapevamo che avevamo contro una squadra che difendeva bene, che concedeva poco, quindi era importantissimo secondo me difendere altrettanto bene e sfruttare al massimo le occasioni davanti. Abbiamo avuto occasioni su pari inattiva, l'abbiamo sfruttata nel modo migliore, poi nel secondo tempo insomma, abbiamo gestito molto bene, abbiamo concesso nulla, potevamo forse sfruttare meglio qualche contropiede, però tutto sommato una vittoria talmente pesante che va bene così. L'importante è dare continuità, lo stiamo facendo un giro di ritorno come si deve e adesso stiamo anche ricompattandoci in fase difensiva. L'importante è guardare noi dobbiamo arrivare a 46-47 punti, dobbiamo farli il prima possibile, il resto è relativo. Naturalmente non poteva essere soddisfatto del risultato Sergio Porrini, sentiamo anche lui al microfono. Ma una sconfitta che lascia un po' l'amaro in bocca per come è maturata, perché alla fine per il gioco espresso
lo 0-0 era sicuramente probabilmente il risultato più giusto. Brava l'Aurora Seriate a sfruttare la palla inattiva che le ha permesso di andare in vantaggio, ed è merito a noi che su quella palla sicuramente abbiamo commesso un errore. Poi al secondo tempo, sotto di un gol, non abbiamo avuto la lucidità, abbiamo quasi mai tirato in porta, loro sono stati bravi a difendersi, quindi alla fine insomma, bravi a loro che hanno saputo sfruttare l'episodio. Il campionato che ci aspetta se vogliamo salvarci è un campionato difficile. Tutte le partite vanno giocate fino al 90esimo, sapendo che comunque appunto ci sono squadre magari molto abili a sfruttare questi tipi di episodi. Quindi alla fine, che fosse un derby o no, è lo stesso, rimane la sconfitta, rimane il fatto che le squadre dietro hanno vinto partite importanti e quindi la lotta per la salvezza diventa sempre più difficile. Effettivamente, come diceva Porrini, la lotta per la salvezza è sempre più complicata. Se la Gallaratese, nonostante gli 8 punti, non molla, lo ha dimostrato in casa col Pizzighettone, chi si giocherà la seconda retrocessione rischiano di essere veramente tante squadre, perché fra il Fiorenzuola e il Seregno, che chiudono a 28 punti e 6 squadre sopra, l'Atletico Propria Cienza a 34, ce ne sono in mezzo ben 6 appunto. Quindi vedremo anche qui come finirà. Passiamo al girone A, così chiudiamo il discorso sulla Serie D. Se ti sei portata gli occhiali, io ti cedo anche il posto per leggere i risultati e classifiche. Ma sì, perché cioè, mi prendi in giro, ma scusa, io devo leggere lì lontano, tu ce li... aspetta. Ah, io sono facilitata. Tu, dai, ce li hai qua, allora, spostati, grazie. Ok. Allora, ma che nomi sono? Acqui Dertona 03, Asti Chieri 01, Bogliasco Chiavari 0-0, Borgo Sesia Valle d'Aosta 2-3, F. Caratese Lavagnese 1-0, Lascaris riposa, quindi non disputata, Novese Cantù 4-0, Pro Imperia e Santia 0-3, Verbano Albese 2-3, Villa Vernia N. Trezzano 3-0. Io invece stavo guardando, c'è anche la classifica, vai, vai. Ah, devo leggere tutto io, ok. Sì, gli asterischi te li risparmio. Poi quindi gli asterischi non li leggo. Lascio. Che robe complicate. Allora, Chieri 58, Novese 44, Villa Vernia 39, Acqui 39, F. Caratese 37. Si legge da lato in basso. Cioè, non ti si può lasciare da solo un attimo che fai casino. Allora. È verticale. È quello che ho fatto, mi ha detto di non leggere gli asterischi. Ah, tu saltavi proprio, non ci posso credere. Allora, no, va bene, fa niente, dai, scambiamoci. Però vedi, se tu non sei chiara. Hai ragione. Non sono, poi dai la colpa a me. Non sono stata pignola, hai ragione. Sempre. Guarda, ti ho anche fregato un paio di messaggi. Hanno detto che se non giochi tu domenica puoi giocare Tardelli, intanto l'età è quella. È vero. Allora, questa è la classifica del girone A di Serie D. Il Valle d'Aosta è sempre in testa, ricordiamo che ha anche una parità in meno perché ha già riposato. Il Chieri segue 58, qui veramente il discorso è chiuso. E poi ci sono quelle che si giocheranno le zone playoff e il playout, perché la Scala e Cantù, come abbiamo già detto, saranno le due retrocesse insieme alla Acqua Nera. Asti e Albese attualmente si giocherebbero l'unico playout per decidere la quarta retrocessione. Il Verbano è a 29, sono 7 i punti di vantaggio sull'Albese, punti che comunque non soddisfano il presidente del Verbano, che ha avuto qualcosa da ridire, l'ha riportato anche Sprint Sport. Che cosa? Lo andiamo a vedere però dopo la pubblicità. Torniamo in studio, guardiamo velocemente quello che è successo, abbiamo visto velocemente quello che è successo nel girone A, unica squadra lombarda che è riuscita a fare punti, la Folgore Caratese, che fra l'altro li ha fatti contro la Lavagnese, sesta squadra, sesta in classifica. Problemi invece a Verbano così come a Seregno, io chiedo aggiornamenti a Giulio e Bobo. Beh, io parto con Verbano, l'unico problema è che mister Barbarito si lamenta tantissimo e si lamenterà penso fino a fine dell'anno con i propri atleti, perché hanno detto che veramente gente è attaccata alla maglia, zero. Sono un po' dei mercenari, guardano molto il fine settimana, il fine mese, e ha detto che se va avanti così lui dismette il suo impegno a Verbano e lascia il calcio, perché è rimasto veramente... Ha detto veramente che fa l'abbonamento al Milan. Beh, non lo so. Lo riporta Sprint Sport. L'abbonamento al Milan vuol dire che lascia il calcio, perché... Che va a vedere qualcun altro. Calcio minore va a vedere. Quando sento queste cose mi viene da ridere, perché allora, chi era il presidente che dice? Sì, il presidente. È il presidente che fa la squadra.
Allora vuol dire che lui è incompetente se prende dei giocatori che non hanno amore per la maglia che indossa. Che non ha saputo scegliere nel modo giusto. Cioè, critica ai giocatori, ma è lui il primo responsabile. Diciamo che è abituato, cioè ci ha abituato a cambiare il mister. Uno deve fare un po' l'esame di coscienza a un certo punto. No, dire. In Serie A che tu hai fatto, i precedenti sono storici per dare la colpa agli altri. Sì, i focosi precedenti. Quando non vuoi assumerti responsabilità, bravo, scarichi sugli altri, la cosa più semplice è. Diciamo che ci sono quelli che si rendono protagonisti di questi commenti, ci sono quelli che si rendono protagonisti di ben altre situazioni deprecabili, come quella che viene riportata proprio in prima pagina della Sprint Sport, ma che sta riportata da tutti i giornali, che ha visto protagonisti il presidente del Grosseto Camilli con tanto di aggressione o tentata tale alla presidente del Torino Cairo. Ma sarebbe meglio non vederle e nemmeno sentire certe cose. Girone A, dicevamo, a Verbano il problema è questo, a Seregno invece? A Seregno praticamente, oltre a chiedersi se si salveranno o no, si chiede un'altra cosa importante e mi hanno fermato praticamente in Seregno Alzano Ceni di mercoledì e tutti si chiedono a Seregno, innanzitutto porti i saluti dei tifosi e poi in tanti si chiedono se Bruson fa apposta oppure è proprio così. Ah no, io pensavo che ci fosse questa domanda sul destino del Seregno, sul presidente, che anche qui ha detto che chi si dovrebbe... Chi mi conosce no, invece... sa la risposta. Quindi potremmo fare un altro sondaggio come abbiamo fatto con Clara la prima puntata. Con Clara era ci fa, ci è o non c'è, ci fa o ci è Stefano Bruson? Guarda, però domanda seria per Ricky, posso così? Cosa c'entra con quello che stiamo dicendo? Sì, così, no, così, così. Ok, vai vai. No, beh, rispondendo anche a Sant'Angelo che stanno veramente interessando ogni tipo di linea. Ed è giustamente anche per Desenzano un punticino a favore loro, perché giustamente riprendono l'età di Ricchi. Però Riccardo Maspero, 42 anni, ma nel girone capocannoniere il signor Maspero ne ha fatti 14. Segue Tolomeo, 10 gol, Bigatti 9, Cantone 8. E mister Porrini erano suoi coetanei, quindi tu hai coetanei che oggi allenano. Sì. Tu che sei in testa cannonieri, dov'è l'errore, Ricchi? No, non c'è l'errore, no, non c'è l'errore, sono bravi loro che hanno intrapreso prima la carriera di allenatore e sono bravo io andare avanti a voler giocare l'ultimo anno perché trovo in questo sport, in questa passione che ho per giocare a calcio, la coltivo e mi piace, per cui voglio finire bene, voglio cercare di riuscire a fare l'ultimo anno ancora nel migliore dei modi possibili. Finendo a quota quanti gol? Allora, all'inizio si scherzava nello spogliatoio, bisognava arrivare a 20. Il giorno di andata siamo arrivati a 14. Allora, però diciamo che è un periodo che non ne sto facendo. Ti appoggio al volo, perché qua i tifosi chiedono a mister Chiaia gioco o no. Cioè, qua stanno a domande sì, che ma non apro, se non gioca Chiaia, gioca Cantoni. Ce ne hanno loro, non è un problema chi gioca o chi non gioca, eh. Infatti tu dicevi, lui è a 14 e Sant'Angelo Tolomeo a 10, Bigatti a 9, Cantoni a 8. Io sono uno, loro se li dividono. Se li dividiamo. Però, ecco, Luca come stanno, che ti chiedono? Luca è uscito ieri dal campo a mezz'ora dalla fine, ha fatto una distorsione alla caviglia. Non saprei dirti che entità, grave, non grave, eccetera. Si era gonfiata leggermente ieri sera. E quindi questa per noi è una settimana, sì, meglio non rischiare. È gonfia, se la caviglia è gonfia meglio non a riposo. Qualcuno dovrà rischiare, perché oltre a lui ieri abbiamo perso Serio e Teresi per infortunio entrambi nel primo tempo, Bigatti è fuori, Serra è fuori, quindi è già piangendo, capito? No, tutti piangono. No, io non piango. Anche noi abbiamo fuori io Arici, piango, che è centro, no, nel mai. Senso sta parlando delle disgrazie, siamo, che sono non siamo successe. Messi bene. Non usciamo benissimo dalla gara di ieri, come uomini, però se siamo lì davanti, come diceva giustamente prima Ricky, è proprio perché la cosa migliore che abbiamo fatto a Sant'Angelo quest'anno è il lavoro di giugno, e quindi è stata la rosa, perché per vincere un campionato hai bisogno dei... Ma ricambi è la parola sbagliata, hai bisogno di più titolari, più titolari, quindi sono sette i vecchi, purtroppo, che possono giocare, devi avere almeno, secondo me, un ricambio valido, quindi un titolare in più per reparto. Noi ce l'abbiamo e questo ci ha fatto la differenza, tant'è che i nostri gol sono 10, 9, 8, 4 Serio, 5 Chiaia, siamo andati in gol con tanti giocatori, per cui questa è la vera forza del,
del Sant'Angelo. Poi, un applauso a lui, perché gestire, sai, quando giocano i dilettanti, allora fanno la squadra inizio anno, mettono i 7 vecchi, più giovani, e al limite tanti tengono 1 o 2 vecchi, perché gli allenatori non hanno le cosiddette palle da gestire, quelli che magari devono star fuori, no? Per cui un merito al mister è quello di gestire. Però è colpa dei vecchi che stanno fuori a rompere le scatole, però se poi... Beh, perché vogliono giocare tutti, guarda, se uno non vuol giocare è meglio che prende le scatole. Ieri c'era, no? Allora, per 72 merito, merito... capitano del Vilantere, tu conosci bene, Del Monte. Esatto. Il capitano merito... del Travagliato, 75, Mosa. Però vai a vedere dopo quanti... Però 3,95 in panchina Travagliato. Vedi? Per cui, appunto, ma perché sono son giovani, no? Invece il Sant'Angelo ha una rosa con tanti vecchi e non è facile gestire una rosa e dover mandare, penso che lui lo faccia perché segna tanti, qualche vecchio in tribuna la domenica. Non è una situazione piacevole. A proposito di vecchi, non me ne voglia. Vecchi di età. Certo, assolutamente. A proposito di vecchi di età, uno ha deciso un'altra partita, stiamo parlando di eccellenza, girone A, parlo di Cortinovi, se non me ne voglia, che ieri ha segnato il gol della vittoria della Prosesto che in settimana aveva recuperato il big match, quello con la Sestese, vincendo anche quello e quindi allontanando ulteriormente le dirette inseguitrici. Un girone anche questo dove la capolista sta facendo il vuoto. Andiamo a vedere i risultati di ieri del girone A di eccellenza, dove abbiamo già anticipato, la Prosesto ha vinto il proprio scontro per 1-0 sul campo della Roncalli, ha vinto anche il Vigevano che continua il suo filotto positivo, 2-1 sul campo dell'Atletico CVS, Bustese Cairate 4-0, qui attenzione perché la Bustese si è svegliata, Corbetta Sommese 1-1, Garlasco Marnate 0-0, Gavirate Solbiettese 0-0, Inveruno Magenta 2-0, la Prosesto che abbiamo già detto ha vinto anche la Sestese con la Vera Giatese 3-0, ha vinto l'Ardor Lazzate sul campo e la Vigevano Suardese 3-1. Quindi in testa la Prosesto con 55 punti, 10 quelli di vantaggio sull'Inveruno 45, Sestese 44, Sommese 42, Marnate 34 insieme a Roncalli, Vera Giatese 33, Vigevano che è una gara da recuperare a 31, Atletico CVS a 30 e poi seconda parte della classifica. Vigevano Suardese a 26, Magenta 25, Garlasco 22, Solbiettese Gavirate a 21, Ardor Lazzate a 20, Cairate 19, Bustese 18, Corbetta 17, con una gara da recuperare. Ricordiamo, come abbiamo già detto, la Bustese si è svegliata e lì adesso la classifica si fa veramente corta. Non c'è una squadra materasso che ormai è già retrocessa o quasi, come vedremo negli altri due gironi, ma c'è una bella lotta, così come la lotta c'è soprattutto in zona play-off, non per quel che riguarda la testa della classifica, dove non mancano però le polemiche, soprattutto fra Prosesto e Inveruno, polemiche che si stanno trascinando dalla gara di andata e che sono continuate anche a distanza, le riporta anche Sprint Sport. La polemica è incentrata su una cosa, cioè sui favori che secondo alcune società, Inveruno in primis ma anche altre, la Prosesto, favori arbitrali, la Prosesto ha avuto in questo campionato. Noi non abbiamo molte immagini da farvi vedere, vi facciamo vedere quelle più recenti, cioè il rigore concesso sul campo della Sestese proprio mercoledì nel recupero fra Sestese e Prosesto. Io chiedo a Daniele di commentare per noi quello che è successo, ma penso che le immagini siano abbastanza chiare. Sì, le immagini sono abbastanza chiare. In notturna c'è un lungo passaggio verso il centro dell'area, Cortinovis che entra a contatto col difensore, in un primo tempo vince il contrasto fisico, poi cade l'arbitro, comunque io dico che è in posizione ideale, vede un tocco sulla gamba, non so, io non so i nostri ospiti, io l'avrei dato questo rigore, magari l'ho sbagliato anch'io, perché comunque il fallo secondo me è vero che inizia fuori ma si concretizza in area, quindi io l'avrei dato questo rigore, comunque l'arbitro è in posizione ideale. Sì, io sono d'accordo, nel senso che se ci sono dei rigori che la Prosesto ha avuto a favore e non c'erano, questo non è uno di quelli. Mister? No, ma questo mi sembra rigore netto. E il fatto di attaccarsi sempre qualche volta a queste sudditanze a me fa veramente ridere. Una squadra che ha più 10 sulla seconda, come giustamente prima diceva Ricky del presidente, qui è la stessa cosa. Anziché cercare il male da te, dici sono primi per l'arbitro. Ma non guardare il pelo dell'uovo, dici il fallo comincia fuori aria. Sì, chi dice questo non è rigore, dici il pelo a guardare il pelo, dici inizia,
Eccolo. Sì, ho capito, ma il tocco finale dentro è un metro e mezzo dentro, il colpo di grazia glielo dà dentro. Il calcio di rigore è quando lui sgambetta l'attaccante, lo sgambetta due metri dentro l'area e quindi adesso, calcio di rigore. Certo, l'arbitro è perfetto, l'arbitro, visibilità perfetta. Questo è un fagiano il difensore. Questo è rigore, fine, punto. Poi, se dobbiamo dire che la Prosesto vince per i favori arbitrali, vabbè, diciamo così, ma non è vero. È duro avere un campionato a favore, tutto a favore, io dico che alla fine si riequilibrano. Esatto, io sono sempre dell'idea che alla fine del campionato i torti e gli episodi favorevoli alla fine vengono fuori. Aspetta, per cui tutto che viene la Juve compensato. Ci dia un rigore allora. No, non tocchiamo la Juve perché allora, se tocchiamo questo tasto veramente io su questa viene... perla darei la pubblicità perché è forse il caso di dare la pubblicità. Allora, qui è arrivato una bella sfilza di messaggi. Ah sì. Però me lo vizio, la Serie B non vi è servita a voi. Cioè, ma che gente, ma senti. Facciamo una trasmissione speciale. Cioè, avete parlato col Parma che non vi ha fischiato il rigore la domenica dopo contro il Milan. Ma se non tocca la rete non è gol. Ah, beh, la regola dell'oratorio questa, vero? No, ma anche Buffon ha detto che non era passato, che lui non si è accorto. Era dentro la porta. Ma posso dirti una cosa? Aprire un dibattito su questo. Per me Buffon ha fatto benissimo. Grande, dici. Certo. Io ti dico, la finale è fatta, dillo. Ma bravo. Ascolta, ma io certo. Quando sono in campo devo cercare di fare il meglio per la mia squadra. Non posso dare un pugno a un avversario, non posso sputare in faccia a un avversario, sono gesti bruttissimi. Perché io il gesto di Buffon lo equivalgo al simulatore. Certo. Lo equivalgo a quello che sul calcio d'angolo mi tiene per la maglia, è la stessa cosa. D'accordo. C'è un arbitro, deve decidere e in quel caso l'arbitro sbaglia. Se l'arbitro ritiene che io simulo, mi ammonisce. Se l'arbitro ritiene che io ho fatto la cosa giusta, non succede niente. C'è un arbitro che deve determinare, per cui faresti i processi alle intenzioni così, io ognuno sinceramente... Ognuno fa il suo lavoro, dice. Esatto, ognuno fa il suo e c'è l'arbitro che decide. Qui Tommaso da Vimbrecate ci dice, finiamola con sta storia dei favori arbitrali o torti, vogliamo contare quelli che si fanno tra di loro le squadre specie di questo periodo? Passamonti, quanto ti mancano queste partite a Lodi? Sono anni che soffri. No, qualche tempo che soffro. Aggiunge anche dovete sparire, rifugio naturalmente al fanfulla. Diciamo che mi consolo con la pallanuoto, ecco, che così allora cambio sport. Mister Corte, Teresi, Serio e Chiaio Infortunati, Serra i box, che Sant'Angelo Sale, abbiamo appena parlato, remissivo per il Pario si va a vincere? Perché domani, cioè, se uno lo conosce, non, questa domanda non gliela fa, mister. Dipende che giocatore avremo a disposizione, perché alla fine della fiera sono loro che vanno in campo, che vincono e che perdono le partite, quindi se è a disposizione... Se non è a disposizione i giocatori vado anche per il pari, ma non mi vergogno mica. Ti stanno nascondendo. No, assolutamente. Io gioco sempre per vincere, ho sempre giocato anche quando allenavo in terza categoria per vincere sempre. Andrò ad Esenzano per vincere, ma se non ho gli uomini io faccio anche pari, non mi interessa. Paradossalmente calza bene la frase lì di Bosco, noi possiamo anche perdere ad Esenzano, paradossalmente, che non... Non ci cade in testa il tetto. Era molto importante vincere ieri, quello sì. Lì che stavo arrivando. Qui c'è un trittico di messaggi per Sergio Sali, leggiamo poi, perché adesso andiamo a vedere quello che è successo giusto ieri, visto che ha ricordato il mister, era importante vincere ieri, nel Girone C di Eccellenza. Girone C di Eccellenza dove il Sant'Angelo ha vinto in casa con la Dellese 2-1, l'Aurora Travagliato ha perso in casa col Villanterio 3-1, Castelluccio e San Colombano hanno pareggiato 0-0, Cilivergo e Codogno 1-0, Nuova Veronese Crema 3-0, dimissioni di Nichetti, che poi sentiremo se sono rientrati o meno, Palazzolo Oltrepò 1-1, Prodi Senzano Chiari 3-1, il Sarnico ha vinto sul campo di Rigamonti un guerra 1-0, Sant'Angelo Dellese 2-1 e Valle Camonica Orsa Corte Franca 3-0. La classifica vede il Sant'Angelo in testa con 50 punti, la Prodi Senzano segue 41, Aurora Travagliata 37, San Colombano 36, Sarnico 33, Palazzolo Rigamonti 1-32, a 30 Villanterio Oltrepò, a 29 Orsa Corte Franca e Dellese, a 28 Cilivergo e Valle Camonica, Chiari 27, Nuova Veronese 24, Castelluccio 23, Crema 21, Codogno 11. Noi eravamo su questo campo, anzi Stefano e Bobo erano su uno di questi campi, precisamente erano a vedere la partita tra Travagliato e Villanterio. Non avete portato molto
bene i bresciani, molto meglio al Villanterio che è andata a vincere 3-1. Vediamo la sintesi. Il travagliato attaccherà da destra a sinistra dei tre schermi vostri. In questo istante sono partite le ostilità. Intanto attenzione, osserviamo questa azione del Villanterio con... In questo momento passa in vantaggio Villanterio subito al quinto minuto. Azione perfetta e la mette dentro il numero 11 Caputo. Azione ripartita da Romano, gioco di squadra d'attacco perfetto e il 92 Caputo al quinto minuto già cambia il risultato. Travagliato colpito a freddo, Travagliato 0 Villanterio 1. Parte Salomoni, si avvicina dalla parte della porta del Villanterio, Ciceri in qualche modo para un po' in maniera fortunosa. Contropiede subito istantaneo del Travagliato, in qualche modo, attenzione, calcio di rigore, caduto in aria il numero 9 Baroglio. Ecco aperto, pronti, si parte, rete 1-1, Baroglio. Attenzione intanto Villanterio, colpo di testa, rete, ancora Caputo, 19esimo, Caputo la mette nell'angolino dove non può arrivare Frusconi. Attenzione intanto, 3-1, una fiammata, 3-1 al 25esimo, è il numero, andiamo subito a vedere, Romano, ed è ancora Villanterio entrare in campo, entrare in area con Mangoni, e la palla è arrivata a Caputo, ha visto bene in questo caso Frusconi. Il capitano Mosa, attenzione, arriva a contatto con un difensore del Villanterio, cartellino rosso per lui. Ora Pasinelli porta a spasso il pallone, apre totalmente dalla parte opposta, arrivava Pedersini, era giusto l'idea, attenzione Franchi ancora in mezzo, entra a fare e sbaglia tutto, Messora. Rastelli è una punta, è una punta, nel frattempo c'è stata un'azione pericolosissima da parte del Travagliato con un cross basso che sia Ciceri che se non sbaglio Rebuffi un po'. Non si sono capiti, a momenti si rischiava l'autorete del Travagliato, come detto te, squadra che si trova in terza posizione della classifica virtuale di prima inizio di questi 90 minuti. Nel frattempo Mosa, palla in mezzo, Ciceri riesce a deviare l'eventuale gol del 3-2 da parte del Travagliato. Un momentaccio proprio da parte della squadra bresciana su tutti gli effetti. Nel frattempo l'arbitro Modica di Lecco determina la fine della partita. Aurora Travagliato Villanterio 1-3, doppietta di Caputo e gol di Romano per la squadra pavese. Eccoci qui, andiamo subito a vedere l'episodio della Moviola. Stefano, commentalo molto velocemente, penso che sia quello riguardo al rigore concesso. Esatto, il Villanterio in vantaggio 1-0 e praticamente dopo soli 10 minuti dal vantaggio c'è Baroglio, due giocatori a tenaglia su di lui, per l'arbitro e anche per me e ha, diciamo, dal vivo sembra rigore netto del Monte. Cosa ne pensate qua in studio? Ti posso dire che se un mio difensore con la palla che sta andando in braccio al portiere e un attaccante che sta lì lo lascia andare, va a sbattere al portiere, cosa vanno a mettersi in me a fargli il sandwich lì? Sono stati dei poli difensori, è giusto che prendano rigore, anche se secondo me non c'era, anche se è al limite dell'area, forse un piede dentro, ma Io vedo il portiere che rimane praticamente fermo, come dire, ma che state facendo? Sono qua io. Guarda la palla sul rimbalzo, dove va? Va in alto, ecco, ce l'ha in mano il portiere, come fa a prenderla? Loro sono riusciti a metterlo giù. Sta studiando. Non mi sembra rigore, nel senso, c'è un momento dove sono tutti e tre allineati. A parte fuori, credo che forse si toccano, o lui tocca dentro, però io non l'avrei dato. Secondo me, Umberto, questo episodio conferma onestamente adesso i rigori sono una cosa seria. No, come è difficile interpretare, no? Perché io dico, se tu... Noi possiamo anche vedercelo, rivedercelo. Cioè è chiaro, noi siamo qui seduti al caldo, cioè, faccio una riflessione a freddo. A me è venuto subito un input, gli ho chiesto a Stefano, chi è che ha espulso? Lui mi ha detto nessuno, ma come? Ma questo è l'ultimo uomo solo lanciato a rete, se tu dai fallo devi dare rigore, però chiaro, qui è tutto facile, questo è il commento che mi è venuto. Allora, vediamo a proposito di commenti, i commenti dei diretti interessati, partiamo da Claudio Lombardo, il mister del Villanterio.
partita e beh, tre punti, che prima parlavo col direttore Clerici, fanno praticamente arrabbiare pensando a quei tre punti famosi della nebbia con l'Oltrepò, perché oggi sareste addirittura in zona playoff. Sì, vabbè, se recriminiamo punti persi effettivamente è vero, però cosa dobbiamo fare? È andata così, pazienza. Però siamo in un momento buono, abbiamo ripreso a far buone partite, buone prestazioni, sono contentissimo per la squadra. L'unica cosa è che noi dobbiamo veramente ancora fare una quindicina di punti per essere fuori da questa zona. Beh, questo è un campo tra virgolette ostico, e 20 punti iniziali praticamente perfetti, dopo l'1-1 subito bravi a trovare il 2-1. Sì, no, siamo partiti bene, abbiamo fatto bene per gran parte della partita, forse il secondo tempo ci siamo un po', siamo stati un po' leziosi secondo me, potevamo essere un pochino più concreti, specie nella seconda parte della partita, e rischiare un pochettino meno, perché poi alla fine anche quando sei sul 3-1 rischi lo stesso, perché sul 3-1 riescono a fare un gol, anche a 5 minuti alla fine soffri come un cane fino proprio al 94esimo, appunto dopo 4 minuti di recupero, e non è stato così, siamo stati un po' fortunati e anche bravi, e insomma è un bene per noi. Cena offerta a Caputo o fa parte della squadra? Ma vedremo, dai. Noi adesso andiamo per qualche minuto in pubblicità, torniamo fra pochissimo. Procediamo in velocità perché abbiamo ancora un sacco di cose da vedere. Luca Inversini, mister Loro Travagliato. Mister, oggi cos'è che non è andato? Oltre al dato curioso, negativo, che quest'anno non riuscite ancora a vincere in casa. No, ma allora, dobbiamo cercare di rimanere comunque sereni, perché secondo me Villanterio in questo momento è al di fuori della nostra portata, ma io lo dissi anche all'andata, noi vincemmo 3-1 sul loro campo all'andata, però mi ricordo che la pronosticai fra le pretendenti ai playoff, una squadra solida con dei giovani molto interessanti, sanno stare bene in campo, temevamo questa partita, ma in questo momento noi siamo questi qua, non possiamo cambiare gli addendi, come si suol dire, ma il risultato non cambia, facciamo fatica, dobbiamo cercare di proprio raspare la classifica, fare qualche punto che ci porti alla matematica salvezza. Secondo me ne mancano 4-5, presumo che in 12 partite riusciremo a farli, però ci vuole la cattiveria necessaria, la determinazione, l'intensità, cosa che soprattutto nel primo tempo non abbiamo avuto, e questo lo devono capire i miei giocatori, e martedì non farò meno di dirglielo. Beh, il secondo mano vi dà la mano, nel senso che 0-0 a Castelluccio, quindi non ha fatto il sorpasso, siete ancora terzi. Ma a me non interessa, no, ma sono sincero, non siamo in grado probabilmente, per fare i playoff in questo momento servono 5-6 vittorie, noi siamo lontani da questa possibilità, magari col rientro di qualche infortunato potremo recuperare qualche energia, ma adesso siamo partiti oggi con 6 giovani dall'inizio e senza nulla togliere a loro, è tutta un'altra cosa giocare con giocatori esperti che sanno gestire certe situazioni, certe pressioni, però in questo momento la ruota Travagliato è questa, e io sono contento di allenarla e cercheremo di fare i punti che ci portino alla salvezza senza guardare chi c'è nella zona playoff o chi c'è davanti, perché in questo momento queste squadre come il Villanterio oggi sono al di fuori della nostra portata, mi ripeto, ma lo penso veramente. Beh, un discorso particolare per uno che è terzo in classifica. Infatti volevo farete venire i nostri ospiti perché sono interessati proprio direttamente, cioè, quindi anche la terza ha detto: signori, il torneo è finito, siete voi due. No, non dice solo questo, dice facciamo i punti per salvarci. Guarda la salvezza, la terza in classifica. Beh, loro hanno avuto uno scossone abbastanza importante, loro hanno dato via Marcandalli e Bonacina, sono due giocatori che davanti facevano la differenza, hanno ridimensionato gli stipendi, per cui sai, quando durante l'anno crei questa situazione qua all'interno di una squadra, non sai mai dove vai a sbattere, di conseguenza l'allenatore giustamente dice: prima mi guarda alle spalle, poi se riesco a portare a casa qualcosa in più guarderemo. A proposito di scossoni, voi avete incontrato ieri una squadra che è da una settimana, anche due, in un marasma generale, vedi, vicende societarie, avete vinto 3-1 anche grazie alla loro poca motivazione oltre alla vostra buona prestazione. Ti dico, non è stata una partita impegnativa, ecco, sinceramente dirti se sono stati bravi noi o sono stati
non sono scesi loro in campo per i loro problemi che possono avere a livello societario, questo non te lo so dire. Però ho trovato una squadra abbastanza demotivata, sì. Motivazioni invece da vendere ne aveva. Io dico alla regia che faccio un piccolo cambio in scaletta, mi tengo Caputo e Missora comunque o per Facebook o per la finale della trasmissione e passerei agli highlights di Valle Camonica Orsa Corte Franca, che è terminata 3-0. L'Orsa Corte Franca, nonostante l'esonero di Nember, non se ne esce da questa situazione. Il Valle Camonica sul proprio campo invece continua a macinare. Andiamo a vedere gli highlights. Se l'Orsa Corte Franca del dopo Nember si presenta a Piamborno dopo il primo punto della gestione Bertoni alla sua seconda panchina iseana, senza gli squalificati Niche Zola e Antonioli, non proprio due qualsiasi, il Valle Camonica scende in campo reduce dal successo esterno di Stradella e con un 11 in gran spolvero. E che le due formazioni stiano affrontando un momento molto diverso della propria stagione, il campo lo conferma subito. Il Valle Camonica, con Polini e Ducoli coppia centrale e De Giosa davanti alla difesa, si presenta subito nel migliore dei modi. Taboni e Salari interni di centrocampo hanno facoltà di inserirsi e le loro incursioni, ispirate da un Visconti che sulla destra della difesa iseana apre falle a ripetizione, creando il primo pericolo all'undicesimo. Moglia, centravanti Boa, fa un grandissimo lavoro come al solito, al sedicesimo costruisce una nuova palla gol locale, difendendo e lavorando alla grande un pallone per Visconti, il cui inserimento è perfetto, non altrettanto invece il diagonale che termina la propria corsa al lato della porta di Foresti. Mentre Fiorenzo Giorgi in panchina non smette un attimo di incitare i suoi, aggressivi, determinati e protagonisti di una prima frazione dei grandi ritmi, Mauro Bertoni osserva quasi silenzioso un'Orsa timida e impaurita, con Garrone mai in partita, costantemente chiuso dai centrali di casa e con il solo Prandini che a due passi da casa prova ad accendere la luce alla manovra, anche se il suo acuto è solo un calcio piazzato al 43esimo in quello che è l'unico tiro iseano verso la porta avversaria della prima frazione, in risposta a quello del compagno prima Darfo e poi a Rodengo Taboni. Lo 0-0 su cui si va negli spogliatoi vede il Valle Camonica in credito, ma a riscuotere tutto ci pensa al secondo giro di lancette Moglia. Sulla punizione di Taboni da sinistra l'uscita di Foresti non è impeccabile e Moglia, tra le proteste iseane, si trova una palla fin troppo facile da insaccare. Il vantaggio meritato del Valle Camonica e il gol dell'ex del capitano di casa costringono mister Bertoni ai primi cambi con gli ingressi di Bertoni e di un vivacissimo Brescianini. Taboni, propositivo ed ispirato, fa però capire agli ospiti che i suoi non hanno intenzione di accontentarsi ma vogliono chiudere il conto, dovendo fare però i conti con il momento migliore degli iseani. Non c'è molto, ma il primo e unico colpo battuto da Garrone al 16esimo, il piazzato di Prandini, che trova pronto e attento Bellicini al 19esimo, fanno capire al Valle Camonica che bisogna mantenere alta la concentrazione e riprendere a fare gioco. E allora ci si affida allo spunto di Visconti, che crea il panico sulla sua fascia di competenza ad ogni accelerazione. La prima è vanificata dall'assenza dello stoccatore in area, la seconda al 21esimo è vanificata da un pessimo impatto con la sfera di Moglia, che si incarta sul più bello non riuscendo a chiudere il match. La terza è però quella decisiva, con il numero 11 che si guadagna il calcio di rigore che manda sul dischetto Polini. Il difensore sigla il secondo centro in tre partite, firma il raddoppio e sigilla il risultato. L'orgoglio iseano, unito alle indubbie qualità di questa squadra e alla pancia piena del Valle Camonica, producono solo una mischia furibonda in area locale, con il salvataggio prima di Federici Supelli e poi una nuova chiusura su Rocco. Sarà l'ultima azione del difensore, che autore di una buonissima partita, viene sostituito da Esposito, con Fiorenzo Giorgi che al primo accenno di nervosismo legge la storia delle ultime partite e si mette ai ripari da cartellini gratuiti. A mettere invece ai ripari il Valle Camonica da un finale di partita con qualche sussulto ci pensa invece Bellicini, che al 34esimo devia il gran tiro di Brescianini, prima che al minuto 37 Moglia chiuda definitivamente i conti, siglando doppiette 3-0, che consegna il derby nelle mani del Valle Camonica, con un risultato mai ottenuto, difficilmente pronosticabile alla vigilia. Per i Camuni 3 punti d'oro in chiave salvezza, che confermano l'ottimo momento anche fisico della squadra. Per l'Orsa il rammarico di aver visto una squadra senza identità né aggressività, che lascia a mister Bertoni una settimana di lavori extra. Una settimana su cui lavorare, come diceva Erika Calissi, io ringrazio Centocampi e anche Teleboario per le immagini. Chissà invece se continuerà a lavorare, mi riferisco a mister Nichetti, a Crema, che ha dato le dimissioni. Giulia, hai qualche aggiornamento? No, c'è in corso una riunione a Crema per appunto decidere se accettarlo o meno. Ricordiamo che Nichetti ha dato le dimissioni anche dopo il famoso 7-1 che qualcuno sa bene lì in studio. Col San Colombano. E c'è in corso questa riunione, però non è ancora conclusa, quindi non si sa ancora niente.
Bene, noi andiamo avanti, anche qui salto le interviste, poi magari le recupero dopo e chiuderei col girone B di eccellenza, dove il Caravaggio è tornato a sperare, ma le speranze sono già finite perché il Villa d'Almè ieri non si è fatto sfuggire l'occasione di mettere a segno, grazie al ritorno al gol di Pellegris, la vittoria, e il Caravaggio invece è andato a perdere sul campo del Valcaleppio. Base 96 Ghisalbese 2-2, Cisrano via Mercatese 3-0, Grumellese Scanzo 2-2, Mariano Visnova 3-0, Sondrio San Paolo d'Argon 2-0, la Stezzanese ha perso in campo in casa con l'Arcellasco 2-0, il Valcaleppio ha vinto col Caravaggio 1-0, Verdello Trevigliese 1-1, Villa d'Almè Sovere 2-0. Quindi in classifica, in testa il Villa d'Almè con 55 punti, il Caravaggio 48, il Sondrio 41, il Mariano 40, il Cisrano 39, l'Arcellasco 37, Trevigliese Stezzanese 34, Scanza 31, Visnova 30, Grumellese 27, Valcaleppio 23, Base 22, Sovere 21, Ghisalbese 20, Verdaro 18, San Paolo 16, Via Mercatese che chiude con 12 punti. Io stavo cercando di andare sul sito del Sondrio, abbiamo le immagini della vittoria che il Sondrio ha messo a segno con il San Paolo d'Argon, destinando la crisi più nera alla squadra bergamasca, vittoria per 2-0, abbiamo scelto proprio le immagini salienti, le chiedo alla regia di proporle. Qui vediamo il 39esimo, non succede un granché nel primo tempo, ci sono solo un paio di azioni, questa è una di quelle, quella bella parata del portiere del San Paolo e poi la difesa libera, siamo al 39esimo, questa è l'unica azione che abbiamo selezionato nel primo tempo. Questo è il secondo tempo, c'è subito il gol di Fontana al 52esimo che porta in vantaggio il Sondrio, gol dell'1-0. Il San Paolo cerca di reagire, si fa vedere dalle parti della porta del Sondrio in un paio di occasioni, ma senza impensieri più di tanto il portiere del Sondrio, e poi qui c'è il gol all'80esimo, quindi a 10 minuti alla fine c'è il rigore con il fallo di su Bertolini, protesta, a mio avviso, guardo la faccia degli ospiti, Salvi che viene espulso, e poi Bertolini mette a segno il suo 16esimo gol in campionato. Quindi 2-0 per il Sondrio, che mantiene così la parte alta della classifica. Potrebbe essere anche più rotondo il risultato se non andasse a segno questo colpo di tacco veramente acrobatico della Cristina. E poi un'altra occasione ancora per il Sondrio sul finale, l'86esimo, bella parte del portiere del San Paolo che mette in angolo. Quindi poi qui la partita si conclude, stiamo concludendo anche noi il tempo a nostra disposizione. Io volevo lasciare un'ultima battuta ai nostri ospiti, facciamo un pronostico veloce alla facciaccia vostra, dai Stefano, vai, tanto poi ci vai tu. Allora, chiedo un abbraccio fra le due, stempriamo la tensione. Ma che tensione, vedi, ma Juve Milan, uno state di mano, un abbraccio tra i due. Scherzando, sono cose che servono. Vabbè, tu fai il tuo pronostico. Allora, non volevi Ricky, no, Sant'Angelo, no. Vince 2-1. Daniele? 2-2. Bobo? Sta dormendo Bobo. 8-5 per il Sant'Angelo. Non è una partita di tennis. Basta, che non pareggiano, basta che non pareggiano. Basta che non pareggiano. Un telespettatore ha detto, mister, perdete, così si riaccende un po' il campionato. No, non per riaccendere, cioè loro hanno vinto Sant'Angelo, noi vinciamo a Desenzano. Noi siamo a pari, scusa un attimo. Va bene. Noi saremo a Desenzano. Noi gli offriamo una bella gita sul lago, vedrai se poi c'è il sole, il lago si sta bene, si mangia bene. Offrimi la domenica sera qui. No, te arrangiati, 8-5, te vai da solo, va. Allora, noi saremo a Desenzano domenica e poi naturalmente lunedì sera su Video Star Sport, canale 630 digitale terrestre, vedete la partita per intero commentata da Stefano e Bobo, poi vedremo. E Giulio anche. E Giulio, quindi un trittico per acqua, questa. Acqua prima della partita. Lunedì prossimo alle 21 con Parliamo di Calcio. Arrivederci.